Ed eccoci nella sede elettorale di Fabrizio Di Stefano, il candidato sindaco del centrodestra. Di Stefano, lei al momento, secondo le prime schede analizzate, è in testa, con una percentuale che si attesterebbe intorno al 40%, non sufficiente per vincere al primo turno, quello a cui lei puntava, possiamo dire obiettivo mancato? Beh no, lo sapevamo che era un obiettivo molto difficile, noi lo spiegavamo questo, però con 5 candidati tutti agguerriti era evidente che l'obiettivo non era semplice da raggiungere. Aspettiamo il dato definitivo, perché poi vediamo chiaramente dall'andamento è evidente che arriviamo al ballottaggio. Non sappiamo ancora neanche con chi arriviamo al ballottaggio, non sappiamo con che percentuale, quindi è un pochino prematuro fare altre valutazioni. Certo, il ballottaggio ma noi l'avevamo già previsto l'altra sera quando ci siamo riuniti, eravamo già pronti anche a questa evenienza. L'auspicio non l'abbiamo colto, ma lo volevamo soprattutto perché dopo domani si riaprono le scuole e volevamo essere già pronti, insediati per ogni emergenza. A Chieti la possibilità del voto disgiunto, ovvero quella di poter votare un sindaco e una lista di due schieramenti opposti, pensa che questo possa avervi ostacolato in qualche modo? Ma più che il voto disgiunto, io credo la presenza di tantissimi candidati. Consideriamo che noi avevamo 6 liste e dall'altra parte c'erano altre 13 liste, quindi noi avevamo meno della metà di tutte le liste antagoniste a noi. Questo chiaramente ha portato a una dispersione del voto, perché molti candidati, Chieti non è una città enorme, quindi magari c'era chi aveva un parente in lista e con 13 liste contrarie era facile avere un parente, un vicino di casa, un amico, e questo è trascinato, è evidente che c'è stato un effetto di trascinamento sul candidato amico, sul candidato vicino di casa, sul candidato parente. Ma arrivare al ballottaggio nettamente primi mi pare che sia un risultato assolutamente da non disdegnare. Per dirla alla Catanano, meglio arrivare al ballottaggio primi che non arrivarci per niente. A Chieti si è recato alle urne quasi il 68% degli aventi diritto, anche perché forse perché era in concomitanza col voto referendario. Come giudica questa affluenza? A Chieti hanno votato esattamente soltanto 100 elettori meno di 5 anni fa. E ricordo a me stesso che 5 anni fa, al primo turno, il centrodestra di primo sindaco uscente prese il 37% al primo turno. Con un centrodestra indubbiamente compatto, perché era tutto centrodestra compatto. Oggi un candidato in particolare certamente aveva un appoggio del centrodestra, ma anche l'altro, del cosiddetto civico, veniva da uno schieramento di origine del centrodestra. Quindi arrivare con lo stesso numero di votanti, nonostante 5 anni fa ci fossero stati più liste addirittura, con lo stesso numero di votanti, arrivare al ballottaggio, mi sembra presumibilmente con un dato più alto di 5 anni fa e con un centrodestra che a differenza di 5 anni fa non ha avuto delle dispersioni, credo che sia comunque un risultato importante e sia di buon auspicio per il ballottaggio. A proposito di ballottaggio, quasi sicuramente si dovrà scontrare con uno tra Ferrara e Di Iorio, c'è un avversario che preferisce affrontare al ballottaggio? Ma io per il ballottaggio mi confronterò con i cittadini di Chieti, non importa chi sarà il candidato avversario. Io ho fatto un progetto con una squadra splendida che ha avuto un'armonia straordinaria e con questa squadra andiamo a nuovamente cercare il voto e la fiducia dei cittadini al di là e oltre chi sarà il mio avversario. In conclusione, per la coalizione di centrodestra il nome di Fabrizio Di Stefano come candidato sindaco è stato quello giusto? Questo lo dobbiamo chiedere ai partiti che mi hanno voluto, lo dobbiamo chiedere anche alla città di Chieti e lo chiederemo magari meglio tra 15 giorni. Se adesso è ancora un po' presto perché i dati sono molto frazionati, se però si conferma il dato che arrivo con un ampio margine di vantaggio sul secondo dei due, quindi sul secondo candidato, ricordo che 5 anni fa di primi arrivò al 37, l'avversario arrivò al 31, quest'anno non so quanto arriverò io, ma non mi pare che chiunque dovesse arrivare secondo superi il 25%, ritengo che per il centrodestra diviso arrivare a questi risultati credo che sia un ottimo risultato, non quello che auspicavamo. La speranza di farcela al primo turno sicuramente c'era,
Però teniamo anche presente che forse il vento politico è leggermente mutato, se è vero come è vero che speravamo anche di vincere in Puglia e purtroppo così non è stato, e speravamo in un... Dice lei che magari sconta anche un po' un sentimento nazionale a proposito della come posso dire, della preferenza verso il partito? Beh, io credo che il dato nazionale vada valutato, cioè stare al governo ha premiato sicuramente il Partito Democratico e ha penalizzato i 5 Stelle, e il Partito Democratico, stando al governo, ha capitalizzato molto in tutte queste elezioni. Pensiamo anche, ho visto qualche dato, Mantova, il centrosinistra, vince abbondantemente al primo turno, ma ripeto, anche il dato delle regionali, il centrosinistra senza 5 Stelle vince in Puglia, vince abbondantemente in Puglia, su una regione dove il centrodestra pensava, auspicava di poter vincere, anzi aveva una buona dose di certezze. Si sperava in un miracolo in Toscana, cosa che non c'è stato, però è anche vero che anche lì i 5 Stelle sono usciti massacrati e il PD ha recuperato. E così è lo stesso dato che la partita campana era difficile, ma non si pensava che De Luca stravincesse in questa maniera rispetto a un candidato unitario del centrodestra che è arrivato poco intorno al 20%. Quindi anche un dato politico che evidentemente anche a Chiedi ha fatto risentire un pochino di conseguenze. Perfetto, grazie Fabrizio Di Stefano. Dalla sede elettorale della coalizione di centrodestra per ora è tutto. Linea allo studio.